pezzo strutturale posteriore, ad esempio, di un'automobile, che normalmente è fatto in 70 pezzi che poi devono essere elettrosaldati, invece in un pezzo unico in alluminio. L'ingegner Fiorenzo Dioni sta contribuendo a cambiare il mondo dell'auto. La Giga Press, dalla forza di chiusura di 9.000 tonnellate, progettata e prodotta dall'Idra Group di Travagliato, Brescia, permette di fare cose che prima si potevano solo sognare. Con tre pezzi si fa un'intera scocca, i consumi di energia si dimezzano e i tempi si accorciano. Un ciclo per produrre un pezzo e siamo attorno al minuto e 20 secondi. Okay. E prima? Prima ci voleva un bel po' di più. L'azienda da qualche anno parte di un gruppo cinese ha conquistato prima una notissima casa statunitense, poi molte altre dall'America alla Corea. Volvo è l'unica il cui nome si può fare. La parte più avanzata riguarda l'iniezione dell'alluminio. L'olio tra i pistoni si recupera con più efficienza e potenza. Per questo Dioni e il collega tedesco Richard Oberle sono in finale agli European Inventor Awards, l'Oscar europeo dei brevetti, categoria industria. Le nostre radici sono proprio bresciane. Il nostro migliore sogno è di avere che l'Italia rimane il leader del settore automotive per quanto riguarda innovazione e nuovi prodotti. Il verdetto sul premio sarà a Malta il 9 luglio.